Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Ragazzi, in questo video parliamo dell'intervista del professor Bava che sta facendo tanto parlare e che gli interisti stanno usando dopo, diciamo, le dichiarazioni in una live juventina di Moncalvo, stanno usando un altro tifoso della Juventus per, diciamo, cercare di trovare un appiglio a cui aggrapparsi. Naturalmente si stanno arrampicando sui vetri e, come al solito, si fermano alla superficialità delle notizie senza cercare di capire. Anche perché quando poi si va a scavare e la notizia non è di loro gradimento, diventano aggressivi, passano agli insulti, passano alle offese. Detto questo, ragazzi, io non capisco perché voi dobbiate venire ad ascoltare i miei contenuti sul mio canale, dove io commento delle notizie di giornali dando la mia interpretazione, che non è né giusta né sbagliata, ma è la mia interpretazione circostanziata e sempre comunque con dei riferimenti mai inventati a caso. Perché se io dico che c'è stato un esposto, è perché l'esposto c'è stato. Se io dico che siete stati escussi, è perché siete stati escussi. Non è che me lo sto inventando. Se io dico che l'Inter ha un presidente di Serie A che ha una quota dell'Inter, è la verità. E se su questo la FIGC non indaga, non è colpa mia, dovete chiedere alla FIGC. Quindi, detto questo, il professor Bava ha parlato della situazione dell'Inter e gli interisti hanno preso questa cosa come un'ancora di salvezza. Adesso vi do io la mia interpretazione, perché secondo me ha smascherato l'Inter, ha smascherato il sistema ed ha sbugiardato e svergognato quello che è un sistema fallace e corrotto. Questo è il mio modo di pensare. Quindi cerchiamo di stare calmi, cerchiamo di stare attenti a quello che uno dice, cerchiamo di capire quello che uno dice e offendiamo poco, perché ragazzi, qui adesso davvero si passa. Perché ultimamente si sta passando il limite, si passa alle maniere di fatto, cioè si rintracciano le persone e quelle persone si beccano una denuncia perché io non offendo nessuno, io parlo di notizie e le commento. Quindi sono nel mio pieno titolo di fare ciò che voglio sul mio canale. Detto questo, un like a questo video, iscrizione al canale perché è gratis e se non l'hai ancora fatto, iscriviti per dare forza alla nostra controinformazione che, come vedete, è avversata da coloro che vogliono tacitarci, vogliono il silenzio, vogliono un'informazione di sistema, tipo la Gazzetta dello Sporco, che riporta tutta l'Inter perfetta della Mulino Bianco. E no, ragazzi, no, noi siamo qua e dobbiamo farci sentire. Quindi iscrivetevi e azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andremo a produrre su questo canale. Detto questo, ragazzi, andiamo a sentire che cosa dice il professor Bava. Perché il professor Bava dice che Zhang ha pagato la mancata restituzione dei suoi debiti con la perdita della società, quindi con la perdita dell'Inter. Fino a qua ci eravamo arrivati, sapevamo che l'Inter era stata escussa e dice che l'Inter non ha commesso alcun illecito. La prende alla larga e la spiega così. Dice perché la Serie A è come, faccio sempre l'esempio di uno che cade dal 50° piano ed ogni piano che passa dice fin qui tutto bene per darsi coraggio. Ma prima o poi, ragazzi, il problema, come si dice sempre, non è la caduta ma l'atterraggio. E prima o poi dovremo atterrare, o no? O si va in caduta libera e infinita, io penso che prima o poi bisognerà atterrare e bisognerà tirare fuori i dindini, non fare finta sempre che le cose non succedano, aspettare che arrivi un fondo, poi ne arriva un altro, poi ne arriva un altro, poi ne arriva un altro. No, non funziona così. Prima o poi bisognerà tirare fuori i soldi e pagare le pendenze, altrimenti le cose non possono andare. Ma come mai l'Inter non viene, ragazzi, accusata di illeciti? Come mai l'Inter difficilmente subirà delle penalizzazioni? È semplice, ragazzi. Per un semplice motivo, perché le maglie della giustizia sportiva sono molto larghe, cioè ci sono
dei paletti poco stringenti ed è per questo che viene creata l'Authority ed è per questo che si è dimessa la Covisoc, perché come ha spiegato Gravina, la Covisoc non va ad indagare sui bilanci, la Covisoc si accerta che tu puoi cominciare e finire il campionato. Fatto questo, il ruolo della Covisoc è finito. Non si è neanche preoccupata di andare a controllare che una lettera di patronage, cioè un'autocertificazione, fosse veritiera, cosa che poi si è dimostrata non esserlo. E questo non è un fatto inventato da me, è un fatto, perché chi ha garantito la continuità aziendale dell'Inter non ha pagato i suoi debiti e ha perso la società. E lo stesso fatto è che nel bilancio dell'Inter, nell'ultimo bilancio, potete andare a verificarlo su Milano Finanza, c'è il bilancio dell'Inter, l'ultimo bilancio dell'Inter, dove viene detto che oltre ai soldi in cassa, l'Inter poteva contare sulla cosiddetta continuità aziendale perché ci si aspettava che il socio di riferimento, Grant Tower, Steven Zank, quello è il socio di riferimento, avesse messo del capitale di tasca sua, cosa che non è avvenuta. Quindi, dov'è la continuità aziendale? Voi non avete commesso illeciti perché questi hanno deciso di non indagare. Ma cosa dobbiamo dire di più, ragazzi? Ma cosa dobbiamo dire? Il presidente del Cagliari Giulini ha o no delle quote nell'Inter? Questo me lo sono inventato. Questo l'ha scritto Calcio e Finanza, non Gigio Juve. Gigio Juve commenta le notizie, ragazzi, commenta le notizie. Gigio Juve non inventa le notizie, non ha amici giornalisti, apre il web e legge le notizie. Se a voi le notizie che porta Gigio Juve su questo canale non vi piacciono, leggete i cheerleader, leggete la Gazzetta dello Sporco che vi dice che Barella è un incrocio tra Gattuso e Pirlo, il centrocampista più forte d'Europa e del mondo, e che come si chiama quella? Valentin Carboni è l'erede naturale di Maradona ed ogni volta, ogni giorno che passa, aumenta di 10-15 milioni il suo prezzo. Così potete fare un'altra bella plusvalenza fittizia. Tanto le indagini a Roma sono chiuse da mesi, ma a voi non vi indagano, come non indagano la Roma, come non indagano il Napoli, hanno indagato solo noi. E poi noi, secondo voi, siamo quelli salvati da Gravina. Ma me lo spiegate, Gravina, come ha salvato la Juventus? Dandogli 15 punti di penalizzazione, quello è salvare. Perché poi i punti sono stati ridotti a 10, ma come spiega sempre il mio amico e mentore anche Peter Pan, ragazzi miei, se poi ho dovuto lasciare il posto in Conference League alla Fiorentina, i punti di penalizzazione non sono più 10, ma sono 16, perché per finire dietro la Fiorentina ne dovevo avere 16. Quindi se nei fatti ho 10 punti di penalizzazione sulla carta, nei fatti ne ho 16 perché sono fuori dalla Conference League. Ho dovuto rinunciare alla Conference League. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Vi rendete conto? E Gravina avrebbe aiutato la Juventus. In che modo, ragazzi? Avendo l'europeo casualmente Gravina, l'europeo in Italia con l'Italia che non ha uno stadio? Casualmente Gravina che è presidente di una FIGC disastrata che tutti lo vogliono far fuori, che la politica gli sta contro e vorrebbe prenderlo a calci nel sedere e sbatterlo fuori dalla FIGC? È vicepresidente dell'UEFA, pensate un po'. È il presidente dell'UEFA, quello lì che doveva garantire tutto, è uno che praticamente con i fondi UEFA dava le mazzette a Piqué e Messi. E questo non lo dice Gigio Juve, lo dicono i giornali. Marca lo dice, se non sbaglio, giornali spagnoli, fonte spagnola. Non Gigio Juve. Gigio Juve riporta le notizie, ragazzi miei, che se non vi piacciono siete liberi di andare ad ascoltare altrove. Però i fatti sono poi questi. Bava, non ha detto che l'Inter non ha commesso illeciti, ha detto che allo stato dei fatti, per come si muove la giustizia sportiva, per quelle che sono le regole della giustizia sportiva e della FIGC, è difficile rilevare illeciti all'Inter perché non indagano. Ma è ovvio, è ovvio, è ovvio che non indagano. Perché se per voi un'intercettazione vale, equivale ad una prova, no? Quando viene intercettato Paratici è una prova. E poi il presidente Carnevali che va davanti ai microfoni e fa una dichiarazione spontanea dicendo serviva una plusvalenza da 10 milioni se non ci si aiuta tra amici, e lì non si vuole ascoltare. E sono passati 40 giorni che la Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta e
Kinè ha deciso di non aprire un'inchiesta sportiva. E ragazzi miei, i fatti ci sono. Poi chi deve decidere ha deciso che da un lato si applicavano le regole, anzi si inventavano regole che non esistevano, perché regole sulle plusvalenze non ce ne sono e non esistevano. Quindi sono state inventate delle regole ad hoc per punire la Juventus. E dove non si è potuto arrivare con quelle regole si è usato l'articolo 4, una norma di principio, per farvi capire, giusto per farvi intendere la differenza, non una norma che prevedeva quella fattispecie, ma una norma di principio. Mentre in altri casi, ragazzi, la legge non viene applicata, viene interpretata con lassismo. E nel caso vostro viene interpretata con lassismo. Quindi il sistema ha deciso di non punirvi. Non è che siete bravi, qualcuno ha deciso di non punirvi. Ragazzi, le leggi le fanno gli uomini, la legge è fallibile di per sé. La legge perfetta non esiste, chiunque abbia studiato anche un giorno un rudimento di diritto lo sa. La legge è la legge degli uomini, è una serie di regole messe in atto dagli uomini per regolare il comportamento umano tra di loro. Questo è il diritto. E se io decido di non indagare su uno e di indagare su un altro e ne ho l'autorità, ne ho l'autonomia per scegliere. Capite? Lo capite? Lo capite? O come dice Peter Pan, ve lo devo spiegare. Perché ve lo spieghiamo, ragazzi, più chiaro di così. Non lo sappiamo spiegare. Ve lo stiamo spiegando in tutte le lingue. Detto questo, se i vostri video non vi piacciono, non li guardate, ma noi continueremo, anche se ci minacciate, a parlare sempre e comunque dei vostri imbrogli. Perché ci sono documentati e sono fattuali. E quindi chi sbaglia da oggi in poi paga, prende le denunce e basta, ragazzi. E basta. Chiuso il discorso. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!